Stiamo vivendo questi giorni con una preoccupata serenità, ma senza particolari problemi. È una vita diversa da una settimana fa. Siamo più tranquilli, non di corsa. Viviamo pienamente le nostre giornate, attimo per attimo, senza paura o allarmismi. A parlare è Simone Monico, insegnante di Codogno, che con la sua famiglia, moglie e due bimbi piccoli, vive da 7 giorni in quarantena nella zona rossa. Sono un insegnante di scuola primaria, ho 2 figli, ovviamente una moglie. Abbiamo deciso di vivere questi momenti molto serenamente con i nostri figli, nella natura, camminiamo, andiamo in bicicletta, abbiamo un piccolo orto dove ricaviamo qualche insalata ancora e quindi insomma siamo davvero molto sereni. Ci siamo dedicati un po' ai lavori di casa, abbiamo sistemato le persiane, il giardino e i bimbi in tutto questo si stanno divertendo molto. Dedichiamo qualche momento ai loro compiti e poi stiamo un po' noi, facciamo la pasta in casa, abbiamo fatto il pane, abbiamo giocato un po' insomma e abbiamo riscoperto un po' di cose da fare in casa insieme. Ecco, abbiamo riscoperto un po' questa dimensione, non ci siamo inventati nulla, però i ritmi quotidiani lavorativi impediscono un po' tutte queste cose. Adesso qual è la vostra attesa, quali sono le aspettative? Ma ci aspettiamo che le restrizioni possano essere un pochino diverse, abbiamo voglia di riacquistare anche qualche attimo di quotidianità, l'incontro con gli amici, un caffè, il parrucchiere, perché no, insomma ci sono delle cose normali che normalmente avremmo fatto e che per ora non riusciamo a fare. Non ci manca nulla, i supermercati sono riforniti, quindi siamo abbastanza in ordine, ecco.